Ciao a tutti! Nel video di oggi andiamo a realizzare un codice segreto, un alfabeto per scrivere i vostri messaggi segreti in modo che le altre persone o comunque non tutti quanti riescano a scoprire, a leggere i vostri messaggi a meno che non conoscano appunto il codice dell'alfabeto. Questo è un'idea per un tipo di alfabeto molto semplice da ricordare, quindi una volta che imparate a farlo, e vi giuro vi basta un attimo, ve lo ricorderete subito al primo colpo. E questa ovviamente è solo un'idea, ma se mi dite che vi piace realizzerò un altro video in cui vi mostro diverse altre tipologie di alfabeti, sempre facili da ricordare ovviamente. Io qui sto scrivendo un messaggio e se riuscite a decifrarlo, mi raccomando, fate quello che c'è scritto sul bigliettino. Nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video e condividetelo con i vostri amici, ma soltanto con quelli che volete che leggano i vostri messaggi segreti. E niente, cominciamo subito a vedere come si realizza. Come prima cosa vado a scrivere il codice. Il codice da ricordare è davvero molto semplice, perché vado a realizzare una griglia tipo quella del Tris, della Tria, non so se ci avete mai giocato, ma immagino che praticamente tutti lo conosciate. Vado a realizzare appunto questa griglia qui, anche una seconda griglia identica, dopodiché vado a realizzare una X e un'altra X identica. Soltanto sulla seconda griglia e sulla seconda X vado a realizzare al centro dei puntini. Ed ecco qui, praticamente il nostro codice è già finito. Ora diamo ad ogni segmento, ad ogni parte del nostro codice una lettera, quindi sul primo angolino in alto a sinistra corrisponderà alla lettera A, il secondo sarà la lettera B e poi il terzo la lettera C, poi sulla seconda riga il primo quadratino sarà la lettera D, quello centrale la E e poi quello a destra sarà una F e così via per tutto il nostro alfabeto. Io aggiungo anche le lettere straniere, quindi la J, la K, la W e anche tutte le altre, insomma, perché comunque possono servire anche se poco usate, ma comunque ci sono e si usano spesso. Ora per realizzare il nostro messaggio segreto andiamo semplicemente a riscrivere il nostro messaggio utilizzando appunto i segmenti, quindi vado a vedere a quale lettera corrisponde il mio segmento e quello lì sarà appunto il mio codice. Ora qui sto scrivendo il mio messaggio segreto e poi lo andiamo anche a decifrare insieme, così giusto per farvi capire più precisamente, insomma, se ancora avete capito come funziona. Poi anche per andarlo a decifrare sarà semplice, perché appunto una volta che vi ricordate questo schemino qui poi è molto facile da ricordare, sia da scrivere che da decifrare, che il primo segmento equivale alla seconda riga, al primo segmento della seconda riga, quindi ad una D. E insomma, continuo con questa tecnica con tutto il messaggio. E niente, a questo punto vi ho mostrato come realizzare questo codice segreto, avete visto che è molto semplice da ricordare, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io intanto qui vi lascio il mio messaggio segreto, mi raccomando, se riuscite a capire che cosa c'è scritto scrivetemelo giù nei commenti, insomma seguite le istruzioni del messaggio segreto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!